Oggi voglio fare le zucchine ripiene, indi per cui bando alle ciance e prepariamo l'impasto. Prendiamo la ciccia e la mettiamo in una terrina. Ci aggiungiamo il pane ammollato nel latte, ben strizzato. Così. Naturalmente il sale, il pepe, che sto finendolo di aver comprato. Gigetto, adesso te lo do anche a te. Il pepe, un uovo e l'aglio a pezzettini. L'aglio gli dà profumo. Mi manca il prezzemolo, però vabbè. Adesso andiamo ad amalgamare, a far insaporire tutto il nostro impasto e poi andremo a riempire appunto le zucchine. Mi sono dimenticata il formaggio, è la cosa principale. Formaggio. Quindi adesso amalgamiamo bene. Adesso prendiamo un bel tegame capiente, questo io lo utilizzo perché va anche in forno, quindi siccome farò un passaggio anche in forno, naturalmente olio extravergine di oliva, lo spicchio d'aglio mi è avanzato prima perché non si butta nulla, e prepariamo le zucchine. Quindi togliamo le estremità. Le tagliamo a metà, le apriamo e andiamo a togliere l'interno. Io userò questo aggeggino, come potete vedere, perché è comodo. Quindi aggeggino, vado a pulire le zucchine così per fare la barchetta. Adesso prendo la mia carne e la vado ad inserire nella barchetta in questo modo, così schiacciando bene. Lo vado a sigillare con del pane grattugiato, così, e lo vado ad appoggiare sul mio tegame. Benissimo, sono pronti. Adesso copriamo e lasciamo cuocere. Adesso vado ad aggiungere la salsa di pomodoro. Ed eccoli pronti.